Sì, eccoci qua. Venerdì 12 agosto, E sono le 15:05. 15 e 5 minuti di Quindi, ritardo. vabbè, abbiamo dato il tempo di prendere il caffè. Hai capito che Era ne fatto ero? apposta. Siamo molto buone. Sì. Come Allora, state? State in come va? spiaggia? So che ci seguite anche dalla spiaggia, per cui Sì. ottimo. Allora, quindi oggi venerdì, tutorial. Oggi è venerdì, quindi oggi il tutorial tanto atteso che è appunto sulla... Ciao Antonella! Ciao Antonella. E sulla colorazione delle sagome in legno o in cartone vegetale, nel caso di Jupla. E in legno nel caso, nel Sì, noi nostro caso abbiamo usato di sagomiamo, ma sagomiamo. E aspetta, perché mi sto rendendo conto adesso che c'è l'inquadratura un po' sbagliata. Scusate, la sistemo un attimo perché con il link del sito si perde un pezzo. Eccoci lo puoi qua. chiudere il link del sito, Lo tanto si vediamo. chiude solo per te e non per tutti. Eh sì, però se magari gli altri non lo sanno, vedono a metà. Ecco, così è perfetto. E quindi dicevamo appunto colorazione con le matite acquerellabili. E basta, no? E adesso parla Deborah. Io ora sto qui a leggere i vostri messaggi. Se avete domande, Da fatele. fare, sì. Durante la diretta, così Deborah vi risponde in In diretta diretta direttamente. direttamente. Ok. Ok. E praticamente avevamo detto anche ieri, se qualcuna di voi avesse il materiale e vuole provare a lavorare insieme a me durante il tutorial, può farlo, così mette subito in pratica la dimostrazione, ok? Ciao Anna Maria, Anna chi Maria, c'è? La eccola, tua la fan? Ok, fan. vai. Ok, allora, quindi come abbiamo detto appunto nell'introduzione, vediamo come dipingere le sagome in legno e in cartone vegetale, quindi sagome che hanno una porosità. Ciao Blanca! Oh. Oh, Blanca, Eravamo io mi preoccupate. preoccupavo perché dico io questo tutorial l'ho fatto soprattutto per Blanca che me l'ha richiesto da tanto tempo e Blanca sono Però un paio eravamo di giorni. che non ti vedevamo. Ok. Allora, quindi stavo dicendo appunto, questi due materiali hanno una porosità decisamente elevata, tant'è che fino a poco tempo fa, ma da oggi sarà possibile, quando ci chiedevano, ma si Ah, può... grande, Blanca stava prendendo il necessario. Bene, bene, Quindi brava sei Blanca, pronta, lavora, perfetto. Allora, ma si può colorare il legno con gli acquerelli, con le matite acquerellabili? La risposta è sempre stata no. Quindi eravamo sempre un pochino rigide su questo punto. Ah, Deborah, Sì. no, scusami, Anna Maria ti ringrazia del tutorial sul tappetino che l'ha visto Ah, dopo. bene, bene. Ti è piaciuta, Anna Maria? Sì, ha detto Poi grazie tu l'hai per le... preso il tappetino, Sì, giusto? lei ce l'ha, sì. Quindi se ti è tornato utile mi fa piacere. Allora, quindi stavo dicendo, poi grazie a una sperimentazione, qui va dato il credito perché anche questo tutorial si ispira liberamente a quello di Marzia, Sì, quindi sagomiamo. disagommiamo, quindi poi grazie a una sperimentazione di Marzia abbiamo visto che invece con un piccolo accorgimento che adesso vedremo sarà possibile dipingere le sagome in legno, quindi il legno in generale e il cartone vegetale.
che al di là dell'aspetto, perché sembra legno, ma è un cartone a tutti gli effetti, quindi ha la porosità del cartone, della carta, eccetera, eccetera, quindi molto elevata come quella del legno. Allora, questi sono i risultati finiti che io ho già preparato, i due campioni che ho già preparato per voi. Questi qua, ciao Stefania che mi parla, i segni tipo vigile Tipo urbano, vigile, bassa, avanti, destra, avanti. sinistra, che un poco, Metti sul fiore sopra, se no, ok, ok. eccoli qua. Allora, io nello specifico ho utilizzato per il legno la sagomina dell'uccellino sul rametto, che anche molti di voi hanno, l'hanno acquistata. Questa qui li sagomiamo, e per il fiore invece questo per il cartone vegetale, questa è una sagoma di Yupla e fa parte della serie Hibiscus, che è questa confezione qui dove ci sono vari fiori di diverse dimensioni. Ok? Allora, il materiale che vi serve è il seguente. Allora, le matite acquerellabili. Abbiate l'accortezza di verificare che siano veramente acquerellabili. Se lo sono, ci deve essere scritto sulla confezione, altrimenti non lo sono. E quindi, se andate a usare una matita normale che non è acquerellabile, fate una fatica della miseria a sfumarla, perché chiaramente quella ha lamina molto più dura. Invece, le matite acquerellabili sono molto morbide e fatte apposta per essere anacquate, diciamo così. Quindi matite acquerellabili, pennello del piatto della grandezza giusta, compatibile alla grandezza della sagoma. In questo caso questa misura qui è più che sufficiente sia per l'uccellino che per il fiore. Pennello di quelli a punta. Buongiorno Eleonora, Ciao buongiorno e Eleonora, ben benvenuta. arrivata. Pennello a punta per sfumare. L'ideale sarebbe, come quello che io ho utilizzato l'altro giorno, un pennello che abbia già il serbatoio ad acqua, tipo questo qui mio. Così avete già tutto in uno, pennello e acqua, e non dovete andare a intingere il pennello ogni volta dentro l'acqua. Io Allora, oh l'acqua scusa. qui ce l'ho solo perché e devo pulire poi ad un certo punto quello piatto, quindi senza serbatoio. E per finire, per finire l'elenco dei materiali è il colore bianco acrilico. Quindi l'acrilico è all'acqua, si presta anche a diversi impieghi ed è proprio il trucco, il segreto per far funzionare la tecnica dell'acquerello su questo tipo di superfici. Allora, Allora, che cosa? prima che Deborah Sì. inizia, così rispondiamo a Anna Maria che chiede se abbiamo le matite Sì. acquerellabili. Ora Deborah vi fa vedere cosa c'è disponibile in negozio. Allora, di matite acquerellabili abbiamo ancora due confezioni della Nuvo. Aspettate, che sono anche carine, carine perché sono in questi di qua, di là. È una cosa Dovremmo mettere una telecamera pure di qua. sì, Vai, sì, così stiamo. sono in confezione in questi astucci di metallo molto, molto carini. E della Nuvo c'è questo assortimento pastello. Ok, e in questo caso quanti ne 2, abbiamo? 4, 12. 6, 8, 10, 12 12. c'è scritto davanti. Questo qui, ok, e l'abbiamo Ok, fatto e vedere. questo l'abbiamo visto. Poi c'è la serie Giotto acquerellabile, infatti vedete che c'è scritto sulla confezione. E sono i colori sono quelli che vedete sopra, quindi 2, Esatto. 4, 6, 8, sempre 12. E stessa serie di Giotto, però in una confezione più grande, anche questa con un cofanetto in metallo. Quante E in questa sono? confezione 24, Ok. e in questa confezione gira la stessa, c'è anche una matita Normale, normale credo. e un
pennello. Ok, così Già abbiamo c'è un fatto prezzo. vedere cosa c'è disponibile in negozio. Sì. E vi ricordiamo che noi siamo aperte ancora fino a domani alle Alle 14:30, 14:30. poi chiudiamo una settimana. Vai, Ok. poi tanto lo ridiremo. Sì. Ok, allora partiamo con Prego, Anna Maria, prego. prego, con l'uccellino, per esempio, e andiamo a passare il colore bianco acrilico. Questo perché il colore bianco acrilico, oltre a darvi la brillantezza reale dei colori, vi va a neutralizzare la porosità della superficie, ed è questo il segreto di questa tecnica, il colore bianco acrilico, che va ad isolare sia il legno che il cartone vegetale, e quindi non ve li rende più troppo Non si porosi. muove troppo perché mi stai a Non far vedere non che stai a far capisco. venire mal di mare. Ok, quindi andiamo, partiamo subito con Io attacco il phon perché sennò. No, perché casomai dopo, perché io due basi già col bianco me le avevo preparate Ah, ce l'hai già ieri. Sì, provato? sì, Ah, sì. vabbè, ok. Casomai dopo, tra un passaggio all'altro di colore, ma adesso non serve. Quindi mettiamo in un piattino un pochino di bianco con il pennello piatto, sempre morbido, eh. Andiamo, iniziamo a caricare. Dimmelo tu Se perché io non così, mi se rendo lo fai così conto. va bene. Ok, iniziamo la copertura della sagoma. Ok? Quindi ho scelto anche chiaramente sagome adesso piccole proprio per brevità. Allora, io vi consiglio, come sempre, ma non solo per questa tecnica, di non forzare voi a casa i tempi di asciugatura. Lo facciamo normalmente noi nelle dimostrazioni o nei corsi per brevità, però forzare l'asciugatura di un prodotto molto spesso può dar fastidio al prodotto stesso, quindi in teoria i prodotti non andrebbero mai forzati con il phon per fare prima, dategli sempre i tempi di asciugatura loro naturali. Di questo periodo è facile perché fa molto caldo, per cui gli oggetti si asciugano molto rapidamente. Ok? Allora, quindi io ho finito qui di passare il bianco. E lo metto da parte. Naturalmente, proprio per il discorso di accelerare i tempi, io ieri mi sono preparata già un uccellino con il bianco, per cui in questo caso possiamo andare a lavorare subito senza dover aspettare nulla. Intanto mettiamo un po' a bagno. Voi scrivete, Sì, eh? nel Se frattempo, avete perché domande, qualche tempo scrivete. morto inevitabilmente c'è. Per cui andiamo a prepararci. Allora, l'uccellino, eccolo qua. Allora, vediamo un po'. Io ho utilizzato un marrone e un arancio per fare poi la sfumatura. Adesso andiamo subito con il marrone e significa che una volta che l'acrilico è Ciao perfettamente asciutto. Barbara! Ciao Barbara! È perfettamente asciutto, andrò a fare questo movimento sulla sagoma. Allora, tenete bene a mente questa cosa che io sto facendo, perché questo passaggio di colore con la matita non deve avvenire di punta, perché di punta vi fa le rigacce e anche quelle, anche se sono matite acquerellabili, per toglierle ci vuole, ok? Invece andate sempre di piatto, ok? Quindi io vado a passare, diciamo, questo primo strato di colore
insistendo anche un pochino di più laddove ci sono, diciamo, dei Ci punti più proviamo, Blanca. compatti. Cosa? Che non si vede. È Non si lontano. vede, è lontano. Allora, aspetta. E come lo faccio io? No, ma te stai giù, provo, mi avvicino io. Ah, Cioè, avvicinati giù. tu, ok. Allora, dicevo, dove presumibilmente ci sono delle parti più compatte della sagoma o dove vorremmo creare un'ombra, quindi uno spessore, andiamo ad insistere un pochino di più, ma mai comunque sia di punta, ok? Qui sotto, dove magari ci sarà un piumaggio. Che vogliamo più mettere in evidenza. Ok, Ecco, considera ora stai proprio in primo piano, per cui. così vedete che io insisto in alcuni punti proprio per questo. E quando fate questa cosa della dare l'ombra o dare comunque lo spessore all'oggetto, dovete lavorare sempre nel verso del punto in cui andate a colorare, quindi io avrò sempre la punta rivolta verso il bordo. Ok? Di qua anche, quindi in questo caso qui un po' insisto un pochino in più e procedete possibilmente sempre nello stesso verso, quindi se siete partiti dall'alto verso il basso, andate verso in quel verso lì, quindi dall'alto verso il basso. Il becco che chiaramente avrà uno spessore diverso da tutto il resto del corpo, anche cerchiamo di marcarlo. Ecco qua. Allora, diciamo che per il momento va bene così e iniziamo la sfumatura vera e propria. Quindi io Ha prenderò detto Anna Maria che è già bello, basta. basta, lo È lasciamo così finito via. così. Allora, se avete il pennello col serbatoio d'acqua, basta che voi premiate nel punto più o meno a metà del pennello e vedete che escono le goccioline d'acqua. Se invece non avete questa possibilità, andate ad immergere il pennello nell'acqua e sullo Scottex lo passate per togliere un po' l'eccesso dell'acqua, quindi ta ta. E basta, ok? Allora io qui ho già le mie goccine, sempre con la punta rivolta verso il bordo, andrò ad iniziare a sfumare. Vedete che dove ho calcato di più già viene la sfumatura naturale più scura. Piano piano, proprio per rendere la cosa non piatta, ma appunto con un po' di movimento, comincio piano piano ad andare verso l'interno della sagoma e a quel punto avrò una sfumatura più chiara. Ok? Lo vedete? Qui stessa cosa, dove ho marcato di più. Ci sarà già la sfumatura naturale più scura. Qui e piano piano vado verso il centro, quindi mi porto il colore verso il centro e vedete che voi lo vedete da soli qui, che quest'area è più chiara e resterà così. Insisto laddove voglio l'ombra o comunque creare un po' di spessore. Il bello della tecnica dell'acquarello è proprio questo, che io posso andare e riandare e cambia in continuazione perché finché uso l'acqua il colore si muove così come si dice tecnicamente, per cui lo cambio, la sfumatura mi cambia in continuazione finché non raggiungo quello che voglio e allora a quel punto mi fermo e asciugo, ok? E lascio asciugare. Ecco qua, quindi questa è già una prima bella
base di sfumatura che abbiamo creato. Ok? Allora, io adesso andrei a questo punto a prendere il phon, se vogliamo accelerare le cose, perché ripeto, fa molto caldo, però di acqua ce n'è parecchia, a meno che io adesso non continui sul ramo e poi ci torniamo. Vabbè, Vabbè, tu dai, ma ci intanto vuole un mettilo. attimo, dai, meglio asciugare. Ok. Quindi andiamo. Io adesso lo faccio, voi non lo fate. Mettimi, appoggiamelo qua. No, tanto non ci arriva, te lo devo asciugare Ok. Allora, io. Aspettate aspettiamo un un attimo che asciugo, secondo. eh. Ah, questo addirittura è l'embossi. È La ancora prima più cosa caldo. lo cuocio. Sì. Ok. Si è asciugato? Quasi. Quindi. Ok. Allora, è necessario in questo caso perché un pochino l'asciugatura ha mosso troppo. No, sono stata io col dito. Ecco, Stefania ha tolto le belle sfumature e noi le andiamo a creare di Fatta nuovo. apposta. Allora, potete anche fare in quest'altro modo, invece di passare, no, con quel movimento che avevo fatto vedere all'inizio, potete anche prendere il pennello con la punta bagnata e prendere il colore direttamente dalla matita in questo modo. Passando più volte a secondo se voglio appunto ricreare una sfumatura più scura o più chiara. Io adesso devo andarmi a ricreare quella più scura per cui ho passato più volte. Eccola qua. È Apposta io, fatta apposta. così puoi far vedere. Certo. Vedete che se io prendo il colore me lo porto dentro, schiarisco. Prendiamo un altro pochino di colore per intensificare anche il bordo alto dell'uccellino, che dal becco seguite neanche, diciamo, la forma naturale, quindi se qui c'è una curva, voi con il pennello dovete fare la curva. Ecco, Potete parlare, vide? Altrimenti io non capisco se sono chiara oppure vi sto a confondere le idee. Allora, siccome parliamo di uccellino, avrà un piumaggio, quindi se vogliamo anche creargli un movimento del piumaggio, adesso vi faccio vedere come poterlo fare. Antonella dice chiarissima. Meno male, io sono sempre una paura. Allora, non so se lo si intuisce, è un po' questo movimento, diciamo, a tratti che io ho Sì, creato, leva il dito e tienilo fermo, se no non va che ho fuori. creato sul campione. Lo piego in avanti. Ok. Ci sono delle righe che sono state create apposta proprio per dare un po' più il senso delle piume. Ok? Difficilmente si mette a fuoco. Allora, io ho fatto questa cosa qui. Allora, dalla pancia vado in su. Vado leggera, eh? Proprio tocco e levo. Questo è il movimento, quasi picchiettando, Ciao diciamo. Fabrizio. Ciao Fabrizio, impara, eh? Sì, mi raccomando.
può sempre tornare utile come Sì. dipinto in uccellino. Vado in giù e vado in su. Quindi cerco di dare un po' di movimento, ripeto, quasi picchiettato, laddove voglio magari un effetto più piumato. Ok? Ok, sembra che possa essere sufficiente. Si vede? Allontana, Lo allontana allontano. perché non andrà mai. F e basta, ferma. Non va a fuoco. Ok. Ok, allora adesso voglio dare un pochino di sfumatura più chiara, quindi vado con un colore abbastanza complementare a questo marrone, quindi è l'arancio, che è la sfumatura chiara che voi vedete nel campione. Si vede che è la parte centrale del corpo dell'uccellino. Ok, allora, quindi adesso lo sciacquo. Quando non avete più i segni di acqua macchiata, vuol dire che il pennello è pulito. Anche se resta sull'alone e sulle setole, non fa niente. L'importante è che non trasporti il colore. Quindi adesso io vado a prendere un po' di arancio. Poi la prova, per vedere se è troppo intenso, la potete fare direttamente sulla carta. Ok. Allora, vado, come riparto? Non riparto mai di botto con una linea, diciamo, tronca, ma vado sempre a riposizionarmi leggermente sopra all'ultimo tratto che ho fatto. Quindi non parto da qui, in questo caso, ma parto da questo punto qui, ok? E vado verso il centro. Sempre questa piccola sovrapposizione. E ripeto, in questo caso non è una regola di questa tecnica, ma in genere quando si creano le sfumature di colori sono sempre sovrapposizione e mai linee parallele, diciamo. Ok? Allora, devo fare ancora un pochino qui. Ok. Molto chiara la sfumatura, però c'è. Se vedete qualche riga più netta, fate come vi ho detto, prendete il colore e portatevelo all'interno della sagoma. In quel modo appiattite. E quindi non avete più il problema della rigaccia. Chi è? Vabbè, c'è tutta una sponsorizzazione di Anna Maria. Cioè? Tutorial molto interessante, soprattutto per la generosità e Deborah a condividere spiegazioni e consigli ben dettagliati. Professionalità al top. Complimenti e grazie. Sì, però Anna Maria, vieni pure ogni tanto quando ci stanno le mie che mi tiri su di morale. Allora, adesso facciamo le zampette e il rametto. Quindi, allora, io ho pensato, l'ho immaginato magari sulle zampette che ci potesse essere più del nero. Quindi ho preso, così come vado poi a rimarcarmi il becco, eh? Quindi sempre sovrapposizione e sfumo. Ora non sembra, però, perché sembra un marrone grigio adesso. Però piano piano, insistendo un po' di volte, questo passaggio si ottiene.
il risultato. Grazie Anna Maria. Allora, se vogliamo accelerare la cosa, fate direttamente questo. Un po' di nero, eccolo qua. Ok. Blanca, stai lavorando? Poi mandaci le foto, eh? Anche su WhatsApp così le possiamo vedere in diretta. Consigli di Eccolo qua, eh. fare. Consigli di fare più come stai facendo adesso, cioè prendendo il colore dalla punta oppure Non c'è una regola. all'inizio, Allora, come hai fatto all'inizio? all'inizio, soprattutto per coprire più superficie in una volta, come ho fatto all'inizio. E poi, in realtà, vi dovete un pochino regolare voi, nel senso che questi passaggi, fatti in un modo piuttosto che in un altro, ve li dovete un po' alternare. Perché non è una, soprattutto sui passaggi, cioè sui punti piccoli, tipo le zampette in questo caso. Allora forse è meglio lavorare come stai facendo adesso. Adesso per accelerare, diciamo, ho anche fatto questa cosa del nero con la base già annacquata, vedete? E ci vado con la matita, mai sempre di punta. Se vedete che non riuscite a sfumare e c'è un eccesso di acqua e di colore, appena appena con lo Scottex e gli avete tolto l'abbondanza, vedete? Allora a questo punto andiamo a fare il ramo. Ok, Blanca, dai, mandaci in tempo reale le foto dei tuoi lavori, che così le facciamo vedere. Allora, anche per il ramo, stesso discorso. Nei punti in cui è più, volete che sia più compatto, dovete per forza intensificare il colore. Quindi ci andate più intensamente. Sempre di piatto, però, eh? Quello è importante. Ecco qua. Questa punta pure sarà un pochino più intensa. Allora, iniziamo a sfumare. Canto nel frattempo, Sì, faccio un facciamo sottofondo sì. musicale. Ditemi cosa volete sentire. Io canto, faccio il jukebox. Ok, questo è il ramo. Andiamo a chiudere un attimo questo spazio bianco che invece non sono le zampette, se no c'è. Ecco qua. E qualora lo volessi in alcuni punti ancora più scuro, vado con il nero. Magari un po' di ombra sulla parte alta del ramo, su questo bordo. Scusate, io mi sono spostata verso di me No, non si la sagomina, ma mi dice Stefania che si vede. Ecco. Ok, allora questo è. La vedi? Ecco vede. Col fatto dei messaggi davanti non lo capisco. Sì, ok. qua, si vede? Perfetto. Allora, facciamo anche un pochino il Se non becco. riuscite a vedere bene, levate i messaggi. Vado un attimo a fare l'occhietto, quindi di punta in questo caso, muovo un po' la matita. E insisto perché chiaramente non vi verrà subito netta, eh? Eccolo qua.
Quindi questo è il nostro uccellino finito. Si vede bene, Si ok. vede bene? Sì, Ok. ok. Allora adesso passiamo al fiore. Vado a prendere direttamente quello che io già avevo preparato senza andare a sbiancarne un altro, così Tanto il facciamo procedimento è prima, tanto è lo uguale, stesso. Pennello piatto, colore bianco acrilico, e lo passate su tutta la sagoma. Quindi il fiore in questo caso è cartone vegetale. Allora, qui dovete andarci un pochino meno generose con l'acqua, perché è comunque cartone, è isolato, però per esempio a me qui in questo punto qui mi si è leggermente spellicolato. Non è un problema, però può darvi può causarvi un attimo di impegno in più, perché essendo spellicolato, questo tende, nonostante sia isolato dal bianco, tende comunque a prendere l'acqua. Quindi sareste costrette a passare più volte per far uscire il colore solo in quel punto lì. Questo E è Antonella solo. chiede, Sì. la matita va bagnata solo con il pennello, Sì, giusto? Sì. non devi immergerla nell'acqua. Perché poteva essere È un'idea, però. un'idea. No, no. La devi solamente prendi direttamente con la punta bagnata del pennello il colore dalla matita, facendo come hai visto. Allora, l'hibiscus lo facciamo bello rosso. Dammi Non uno ti piace? blu. Che Blu, l'hibiscus blu. Ho ti frega? Il rosso l'hai già fatto. fatto il campione. Ah, ma No, cambiamo quello. facciamo un altro Facciamo un colore. altro colore. Va bene. Blu, dai, Blu, io non so celeste neanche blu. se Che ti esiste. frega? Celeste. E blu. E questo che è un viola? Blu. Questo è un viola, mi sa. Eccolo blu. Ah, il blu c'è. Celeste blu, Sì. vabbè. Allora, quindi la sfumatura più scura è il blu. E la luce gliela Fai diamo poi vedere i col colori che hai celeste. preso, non ti Eccoli sono qua. visti. Proprio un blu quasi Allontana, elettrico allontana, allontana. e un celeste. Ok. Ok? Allora, quindi partiamo con il blu che ci dà la profondità. Nel blu, dipinto No, di blu. fermatela per carità. Fate domande in Una. modo che è costretta a leggere le domande e non canta. Allora, in questo caso proviamo a fare la cosa diversa, cioè andando a prendere invece che passare, no? Avete visto sull'uccellino l'abbiamo fatto. La matita di piatto, andiamo a prendere direttamente il colore. Mamma mia, mappa quanto è Ma bello! inizi dal colore più scuro? Più scuro per come ho fatto sull'uccellino, e poi la luce gliela facciamo le sfumature azzurre. Quindi, allora, anche in questo caso seguite la naturale forma della sagoma che state dipingendo. Quindi vado ad arrotondare laddove i petali si arrotondano, insisto sulle puntine che poi dovranno venire più scure e inizio a sfumare verso il centro, anche se poi useremo magari l'azzurro che vi aiuta a dare la luce. Facciamo un peluzzo. È finito un peluzzo. Aiuto. Forse l'abbiamo tolto. Infatti mi toglieva pure un po' di colore. Ok, allora.
Canto? No. Ma è troppo silenzio, canto. No, no. Spiega Che mentre io. spiego? Io spiego. Ah, vi dico che sto facendo. Nel frattempo, io sto aggiornando il sito. Ecco. Faccio 30 cose insieme. Perché era rimasto un pochino indietro. Quindi sto mettendo le novità di Rencali. E quindi sto facendo queste cose. Voi che state facendo, a parte seguire il Mi tutorial? Vabbè, auguro che stiano a parte, ho seguendo, capito, perché se no significa che mica non è. stando in ginocchio a seguire. No, però magari se non seguono vuol dire che la cosa non è interessante. Neanche scrivono. Qui forse tra un po' piove. Se fa come ieri, sì. Da voi piove? Uffa, non mi risponde nessuno. Rispondete, se no Sto a parlare da canta, eh? sola. Oh, il pennello con l'acqua voi l'avete? Sì? Sì? Sì, Anto, sì. Un pochino diverso da quello che sta usando Deborah perché è un'altra marca, ma c'è. C'è, sì. Blanca mi sta mandando le foto. Brava Blanca, e ora le facciamo vedere in diretta. Allora, Blanca, No, tu dal che. Santo Padre non piove, ha detto Antonella. Vabbè, ma voi non vale, siete raccomandati. Certo. Blanca, allora, la foto che mi hai mandato è prima di averlo acquerellato? Me ne tenete uno di pennello, ok? Mi piace questa Mannaggia dal mo. sfumatura. Ah, è prima, ok, e ce l'hai un dopo? Oltre a Blanca c'è qualcun altro che sta lavorando? Chi lo sa? Allora, Antonella mi sa di no perché ha detto non c'ha il pennello. Però il pennello normale Ah, forse col pennello normale. bagnato è uguale. Aspettate, che sto andando a prendere il pennello da levare Antonella, eh? Che se no. Allora, ecco qua, le prime sfumature hanno preso corpo, come vedete, e decisamente sul cartone vegetale, vi consiglio di fare col secondo metodo, cioè di prendere il colore dalla mina e poi passarlo, invece che passare prima il colore di piatto con la matita e poi sfumarlo con l'acqua perché reagisce meglio, non si spellicola come è successo a me ieri, perché io ieri ho usato lo stesso metodo di passare prima il colore e poi l'acqua e in quel punto mi si è spellicolato. Forse Si è spellicato. in questo caso è meglio in quest'altro modo. Ok? Allora, guarda, Antonella, ti facciamo. Ce ne sono rimasti due tipi diversi. Debora, spiegali così ci dice quale vuole, Antonella. Puoi Allora, farlo? intanto sì, lo faccio perché aspetto un attimo che si asciughi questo per continuare. Vedete la sfumatura? Aspetta. Sta facendo ancora Blanca, ok. Antonella ha detto che non può perché sta mentre guarda pulisce casa, per cui poi farà. No, diciamo io dal vivo la vedo, in telecamera si vede poco. Si vede un po' qua. Ok, e nel frattempo spiega. Ok, allora mentre aspetto che questo si asciughi definitivamente, ci Ma ce lo devo sono questi, asciugare? se vuoi, Dammelo. sì, però non gli sta troppo vicino. Dammelo.
Allora, Pure il c'è. fiore è bellissimo, Anna Maria. Grazie. Allora, abbiamo questa confezione sempre della Nuvo, che sono due pennelli. Allontana. Abbassa. Ok. Questi due pennelli, questo è il serbatoio e voi quando dovete prendere l'acqua dovete premere più o meno in questo punto qui, subito sotto il cerchietto giallo che E di vi questa dà. ne è rimasta una Oh, confezione. queste due punte sono punte a Appunto. pennello, come si dice, quindi Pennello a punta. appunto. E sono di due grandezze diverse, le vedete probabilmente qui, le due Ok, grandezze. fermo. Ok, e di questa ce n'è una. E poi invece abbiamo la confezione della Raier che ha un solo pennello, quindi è una confezione di un singolo pezzo, che è questa e ha una punta diciamo un pochino più fine di quella che sto utilizzando io. E di questo Ok, anche ce n'è uno, diciamo i prezzi così poi allora Anto ci dici quale il vuoi. pennello singolo 6,95 e la confezione da 7,50. 2 7,50. Poi ci dici quale vuoi che ti leviamo, perché ce n'è uno e uno. Allora, intanto questo qui Stefania l'ha finito di asciugare, quindi andrei a proseguire con la sfumatura, gli diamo un pochino di luce e poi mi ricalco i bordi perché in certi punti si è un po' tolto. Allora, in questo caso. Aspetta, Blanca, è che lo aveva chiesto Antonella. Lo aveva chiesto, aspettavo la risposta da Antonella che già l'aveva prenotato. Per cui uno va Antonella. E Blanca, se vuoi il singolo, ok. Se no, poi quando ritorneranno lo mettiamo in nota che ne vuoi, che vuoi anche della confezione da due. Ci fai sapere. Allora, in questo caso sono andata con la matita direttamente perché ormai un primo strato è stato fatto, quindi in questo caso non ho più il cartone troppo esposto, per cui non dovrebbe spellicolare. Quindi mi vado anche qui a riprendere un attimo le sfumature dove voglio lo scuro. Adesso sembrano solo dei brutti segnacci, ma poi andiamo a sfumare, quindi la cosa diventa più armonica. Ok. Blanca, piove a Cerveteri? Vedete che mano Sole pieno, ecco. a mano prende sempre più forma, eh? Anche cioè, la sfumatura stessa.
Parlate, non lo sentiamo perché se non se ne non si inventano la diretta che si sente pure, cioè a parte il fatto di entrare in diretta che non ci riusciamo, ma. Ok, allora. Scusate, mi sono dovuta allontanare un attimo. Allora, diciamo che ancora non è esattamente quello che vorrei io, però si Non è vede, uscito. eh? No, non è niente. Ah. Però si vede già la differenza dove sono le, diciamo, gli spessori, quindi le ombre. Ma qui più che altro è una questione mia di gusto personale, ma insomma, Poi ci si può continuare a Sì, lavorare, non è che. il fiore è sfumato. Ho tralasciato la parte del pistillo, però la cosa importante è sui petali. Ciao, Ciao Anna Rosa! Anna Rosa. La vedete la sfumatura? Beh, Sì, si diciamo che vedono delle sembra parti azzurre. molto, molto più chiara Ah! No, in telecamera. È no. tutto un po' più scuro, No, è più però insomma si scuro. vede. Si vede, si vede. Muovendola neanche si No, vede. no, no, è proprio una questione di colore. Ok. Ok. Al centrale. Allora, facciamo il pistillo. Facciamo arancione. Questo tanto è un pezzettino solo, facciamo presto. E il giallo invece sui pallini. Ecco qua, allora. Questo è facile perché è appena una passata di pennello. Oddio, chi è? So No, io. niente, è sempre te. Ecco qua. Questa si vedrà ancora meno dell'altra forse, vabbè, però che è arancione e gialla si dovrebbe vedere. Vediamo. Guarda un po'. Allora, lo devi inclinare di più, lo fai vedere piatto. È perché è bagnato. Vabbè, facciamo Sì, così. si vede, si vede. Ok. Si vede. Allora, ragazze, io ho finito. Vediamo se avete altre domande. Vedete un pochino, se volete sapere altro. Allora, spero che vi sia piaciuta questa demo. È molto divertente, eh? Sembra sinceramente più difficile di quello che uno potrebbe pensare, ma è solo questione di imparare a dosare acqua e colore, poi è tutto molto più Ma sì, ma veloce e poi lineare. bisogna giocarci sopra, provate. Provare, provare, Aspetta che non provare. Al so se Blanca forse ha Ma mandato. sull'altro Sì, telefono, però arriva. ok. Allora, ragazze, io ho terminato, ho fatto sospirare un po' questo tutorial che è da tanto tempo che me lo stavate chiedendo. E spero che vi sia piaciuto. Se lavorate qualche cosa con questa tecnica, la vogliamo vedere, così come vogliamo Benissimo. vedere tutto ciò che lavorate con i materiali che Aspetta che prendete da Blanca ha mandato noi. una foto. O dopo o quello che realizzate dopo i nostri corsi, per cui vediamo un po'. Allora, secondo me è molto carino, Blanca, ma forse devi lavorare ancora un po' con l'acqua.
Sì, Blanca, ci siamo quasi, soprattutto sui bordi, però si vedono un pochino troppo ancora righe. i passaggi della matita. Lavora ancora con l'acqua da sola, no? Sì, con l'acqua da sola. Come dicevo infatti all'inizio, la tecnica dell'acquarello ha di bello questo, che finché c'è acqua, l'acqua continua a muovere colore, per cui se non sono soddisfatto, anche quando si è asciugato, finché non lo asciugo definitivamente l'oggetto e lo lascio lì, allora ok, però finché è in lavorazione, diciamo, e anche se si è asciugato e volessi riandarci sopra per aggiungere o togliere colore, lo posso sempre fare perché cambia in continuazione fino a che non arrivo al risultato che voglio. Quindi continua, continua. Mannaggia, sono non ho capito bene. Guarda, Anna Rosa, il video rimane, eh? Quindi noi praticamente ora la diretta è finita, ma si pubblica sulla pagina. E anche su Ti ho YouTube detto, per ha Cantutorial. finito, io sto carissima. Ah, ok, devi ancora questi, mi stai mandando i vari passaggi. Ok, devi lavorare ancora. Perfetto, Blanca. Dico, rimane, per cui non è un problema. Te la puoi rivedere quando vuoi. Anche su YouTube per Sì, tra Cantutorial. poco andrà anche, magari domani. Appena possibile andrà anche su YouTube in modo che la potete trovare anche sul nostro canale YouTube, Prego, come prego. tutti i tutorial. Comunque, in poche parole, Anna Rosa era un tutorial per far vedere come sia possibile dipingere sagome in legno o in cartone vegetale con la tecnica dell'acquerello, che sia l'acquerello vero e proprio, che siano le matite acquerellabili. La Noi cosa non abbiamo usato le cambia. matite In questo acquerellabili. caso ho usato le matite acquerellabili. Ok. Ok? Allora, mi Allora, se non ci sono sembra che altre domande altre non ci siano. domande, Noi. fateci solamente sapere chi ha chiesto i pennelli. Sì, no, ho fatto. Ah, fatto, perché io non Antonella, ho sentito. perché ce n'era uno solo disponibile e Ok. Blanca. In caso poi mi farà sapere se le va bene il singolo oppure aspettiamo che ritornano. Se, tanto comunque Blanca c'ha anche Sì, sì, quell'altro articolo da sì. parte, per cui. Grazie, Grazie Stefania e Deborah, arrivederci dopo le ferie. Grazie a te, Anna Anna Maria. Maria, grazie E quindi sì, approfittiamo a te. Sì. per dire, e poi mi sa che esce oggi, domani, non lo so, il post, Dovrebbe comunque. uscire domani, se non sbaglio. Aspetti che ritorna, perfetto, perfetto Blanca. Allora, noi siamo aperti ancora fino a domani alle 14:30, poi rimaniamo a riposo una settimana e riapriamo il 22, per Quindi cui un lunedì, attimo, lunedì proprio 22, sì. al volo. Il sito e gli acquisti online restano attivi. L'unica cosa, l'ho anche scritto sul sito, che gli ordini che arriveranno nella prossima settimana sono accettati tutto quanto, la merce viene direttamente tolta dal magazzino, dal programma, ma verranno elaborati poi da lunedì 22, solamente questo, però il sito è sempre attivo. E a questo punto basta, a meno che domani non ci colleghiamo al volo per Per salutarvi salutarvi. per le buone ferie e ci consumerò il video. Sembra facile, ma bisognerà prenderci la mano. E certo, ma è normale Blanca. Piano piano, visto da chi lo sa fare, grazie Anna Rosa e anche a te. E visto da chi lo sa fare, è ovvio, no? Che sembra tutto più semplice, però ti metti là, piano piano si Sì, impara beh, sì, ma tranquillamente. infatti lo dicevo poc'anzi, tutto sta nell'imparare a dosare l'acqua e il colore. Ci dovete fare un po' la mano, ma Un poi pochino si fa. così, e capire laddove è meglio passare la matita di piatto e poi l'acqua o viceversa, cioè prendere con la punta del pennello già bagnata il colore direttamente dalla matita. Queste sono cose che si imparano a lungo andare.
con un pochino di esperienza, però io già qualche accenno su questo ve l'ho dato e quindi vi ho fatto vedere quando è meglio un metodo piuttosto che l'altro. Buon Ferragosto anche a te, Alessandra. Grazie anche a te. E a posto, niente, noi ci vediamo il 22. Ci vediamo sicuramente il 22 e vi lasciamo in pace una Una settimana. settimana, hai visto, ma hai visto? Hai capito? E casomai domani facciamo una breve Diretta di diretta saluti. di saluti, ok? Perfetto, allora grazie a Bene, tutti. grazie mille. Ci vediamo, ai cuoricini. Ci vediamo, Blanca, noi ci sentiamo, Sì. tanto io sono lì, in linea di massima. Ci Ci vediamo rivediamo il 22 lunedì e 22. rinizieremo con le Se varie. qualcuno passa, ci vediamo anche domani, Ah, fino alle 14:30 siamo certo. No, qui. no, io Se no, dicevo online. online comunque Il da lunedì 22. 22. Ok. Bene, grazie mille, a Ciao, grazie a querellate. tutti. Ciao, ciao, Ciao. buon Ferragosto a tutti. Ciao, ciao, Ciao ciao. ciao.